casi, no, del calcio di rigore. Ascoltiamo adesso la tua. Io mi sono buttato su questa spizzata di Spinazzola e ho visto che avevo capito che la traiettoria Masi non la prendeva, mi sono buttato sulla palla e mi sono detto tenere la maglia e insomma sono caduto, poi bisogna guardare le immagini della TV, però mi sono sentito tenere. Nel primo tempo hai vestito anche i panni dell'Assist Man. Abbiamo visto in un paio di circostanze cercare l'imbucata e insomma dare l'anca a qualche azione pericolosa. Oggi dovevo giocare su due centrali della Ternana, anche fare spizzate, mi metto sempre a disposizione, poi se c'è da mandare in gol un compagno lo faccio, poi insomma sono stati bravi anche i Fabinho, Zapata, Spinazzola che mi hanno sempre supportato sia nel primo che nel secondo tempo. Che partita è stata in campo a livello di energie da parte vostra e da parte della Ternana? Una partita, insomma, è una guerra, tra virgolette, perché di gioco credo che se ne è visto poco. Erano sempre lanci da parte dei difensori, noi attaccanti sia Venati che della Ternana, io e la Perugia, che facevamo la lotta e poi lottavamo sulle seconde palle e ripartivamo. Però, insomma, credo che tutte e due le squadre hanno fatto bene sia a livello agonistico che poi insomma c'è stato questo rigore e noi l'abbiamo trasformato, però complimenti anche alla Ternana. Un gol sul rigore, un gol molto importante per te, l'ha testimoniata anche l'esultanza e insomma alla luce di questo gol inizia una nuova stagione per Ardemagni. Sì, l'unico rammarico, era un periodo un po' così, ma non in termini di impegno, perché il cuore e la grinta ce l'abbiamo sempre messa in campo, tanto che i nostri tifosi ci applaudivano sempre, però i risultati non arrivavano e meno male che oggi abbiamo vinto e siamo doppiamente felici anche perché era un derby, quindi siamo felici, però non bisogna, insomma, c'è subito un'altra partita, non c'è tempo neanche di festeggiare. Oh, è sbagliato dire che oggi hai salvato la panchina a Bisoli? No, credo di no. Bisoli, insomma, ma non dovete chiederlo a me, sono l'ultimo interessato. No, direi che il mister c'è sempre coinvolto, è sempre stato bravo, è stato lui considera tutti sullo stesso livello, credo che sia una grande dote. Infatti oggi ha fatto entrare due ragazzini, credo. E lui diceva che è una partita spartiacque, infatti lo è stata e speriamo subito di fare anche il risultato col Cagliari. Grazie mille.